Perfect. Della mia musica. Allora comincio dal primo, che Alessandro Centofan, che suona di nuovo l'organo. Sandro e io ci conosciamo, di la verità, dal 1979. Abbiamo fatto insieme un disco. Lui, Sandro, e Sandro, diciamo, io ci siamo conosciuti nel 72, facendo un disco. Non... Il signore lì invece è molto importante. Almeno c'è la foto d'altro. Si chiama Marco Rinalduzzo. E Marco Rinalduzzo è uno dei più grandi chitarristi. E adesso è tornato. Pazzerello anche oggi volava. Quel signore lì invece, io ho conosciuto già chi è giorno di presentazione, perché la mia seconda, terza, quarta volta. Adesso ci risentiamo più tardi. Dove vai? Quanto bella è l'amore. Yeah.
tuo padre sembra tanto e tuo fratello Ariosto stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo. Sul tuo seno è fitto il tuo mistero, il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani. Non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare. Yeah.
amore illogico, amore disperato. Lo vedi, sto piangendo, ma io ti ho perdonato. E se amore che non l'ha dato, amore, amore mio, perdona. In questa notte fredda mi basta una parola. E ci vorrebbe. In questo mondo, 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 in questo mondo,
brani, tu devi tirare fuori la tua coscienza, la tua voce. E allora vai, brani. Più forte, brani. Nella mia stanzetta e con un mio amico che suona invece tutto quello che manca stasera, cioè le tastiere. Ho scritto una canzone che si chiama, che è un addio, si chiama Addio mio bello addio, riprende la tradizione italiana dell'Ottocento, una canzone diciamo di pace, e devo dire che facendola, io l'ho scritta di getto, diciamo, la sto cominciando a capire adesso. E più la faccio, più credo che, non credo negli addii, cioè credo che gli addii, uno si dica addio se non si vuole rivedere più, e invece io credo solo in grandissime arrivederci, che sono, che la rivederci che io vi faccio. Detto ciò, invece ve la faccio in una maniera strana, come mi viene, perché io sono matto, quindi ogni tanto mi piglio, e la faccio così. Questo non passa di qui.